Da oggi fino a sabato saremo qui nel campetto nei pressi del Cinema Smeraldo per il 10° torneo antirazzista, un torneo che è sia di calcio ma anche di sport popolare. È un torneo che vedrà sfidarsi 9 compagini della città di Teramo che fanno riferimento a situazioni politiche oppure anche a territori della provincia e anche una squadra dello Sprar formata dai fratelli migranti. E si sfideranno fino a sabato per conquistare questo premio, un premio soprattutto simbolico che ci darà la possibilità di parlare di due temi importantissimi, quali dell'antirazzismo e dell'antifascismo. Come Azione Antifascista Teramo e come Casa del Popolo organizziamo questo torneo appunto da 10 anni, un torneo che vuole sia mettere al centro gli aspetti sportivi, quindi il confronto agonistico tra queste realtà, ma anche i temi militanti e di politica. Quindi oggi parleremo anche di Genova, proiettando un film che ricorda quelle giornate terribili che videro l'uccisione di Carlo Giuliani e la mattanza della scuola Diaz, che sono ancora impressa davanti agli occhi di moltissimi italiani. Domani parleremo invece di una guerra a basso raggio, che è quella in Donbass, in Ucraina, quindi nel cuore dell'Europa, con la presentazione di un libro con l'autrice Sara Reginella, il titolo è Donbass, la guerra fantasma. Venerdì presenteremo il progetto Un anno con Culone, un progetto a cui siamo particolarmente legati, che ci ricorda un fratello, Valerio Giannobile, che ci ha purtroppo lasciato, e faremo una donazione a una famiglia indigente della città di Teramo. Per finire sabato con un confronto tra le realtà militanti, in base a quello che sta succedendo in Italia con le aggressioni di stampo fascista fuori alle fabbriche, Lucconi, che hanno portato anche l'uccisione di Adillo, un rappresentante sindacale. E sabato anche una giornata di sport popolare che proviene dal basso, con un allenamento di pugilato con la palestra popolare di Perugia e un allenamento di rugby aperto a tutti e tutte.